Buongiorno, buongiorno a tutti i bimbi e a tutte le mamme. Allora, oggi preparerò la pasta al pomodoro e ci metterò dentro il basilico. Queste piantine noi ce le abbiamo all'orto della nostra scuola, che voi annaffiate di tanto in tanto, dove io me ne prendo molto molto cura. Allora, oggi dicevo, facciamo pasta al pomodoro e cucinerò gli spaghetti. Spaghetti che a voi piacciono tantissimo, specialmente ai grandi. Ovviamente i piccolini, no, i piccolini mangiano la pasta a piccina. Invece a voi grandi farò gli spaghetti come vi faccio a scuola, così che voi userete forchetta e cucchiaio come fate sempre, perché così arrotolerete gli spaghetti con la forchetta sul cucchiaio che poi andrete a mangiare. Allora, chiamate le vostre mamme, va? Mamme! Mamme! Ci siete, mamme? Ciao, belle, ciao, ciao! Io sto cucinando sempre per voi, eh? Comunque io mi tengo sempre allenata, lo vedete, eh? Tutti i giorni. Comunque nel mio piccolo cucino sempre. Perciò mi tengo sempre allenata per quando ritorneremo a scuola. Ok, allora oggi farò la pasta al pomodoro. Ho detto ai bimbi che abbiamo il basilico, che ce l'abbiamo anche a scuola, ovviamente, nel nostro orticello, dove abbiamo tutti i nostri odori, da rosmarino, salvia, tutto qua, la maggiorana, la cipollina. E quando entro in classe, loro mi vengono tutti vicino e vogliono sempre odorare quello che porta all'interno e sono molto curiosi e a me fa molto piacere. Allora, pasta al pomodoro, anche questa molto semplice. I nostri piatti sono tutti semplici, però loro piacciono tanto. Allora, metto l'aglio, no, la cipolla metto. La cipolla, olio e metto la passata di pomodoro oppure i pelati che farò tritare con il mini pimer. Ci faccio un bel sughetto e poi ci condisco gli spaghetti, ovviamente gli spaghetti li faccio bollire a parte e poi con il basilico faccio la guarnizione sopra. Ci vediamo più tardi, vi faccio vedere. Ciao ciao! Allora, oggi vi voglio dare la ricetta del polpettone. Oggi lo faremo di manzo. Io vi do la dose per mezzo chilo di macinato. Ovviamente a scuola ne usiamo tantissimo di più. Però per mezzo chilo di macinato potrete mettere un uovo, un po' di parmigiano, mezzo etto, una patata bollita e poi schiacciata con lo schiacciapatate. E il prezzemolo io a scuola non lo metto perché ai bimbi non piace e anche un pochino d'aglio che non metto a scuola. Poi, come ultima cosa, però, metto il segreto nostro che è la fetta biscottata integrale. Questo fa sì che il polpettone mi rimane più asciutto, quindi vengono tagliati tutti i quadretti alti 3-4 cm. Però come se fosse una tavoletta di cioccolata. A loro piace tantissimo così asciutto. Quindi per mezzo chilo di macinato potrete mettere 5-6 fette biscottate tritate finemente e messe nell'impasto. Questo fa sì appunto che rimane l'impasto asciutto. Poi lo mettete in una terrina rettangolare con un po' di carta da forno sotto inumidita, aggiungendo un pochino d'acqua e mettendo tutto l'impasto che verrà, come ho detto, alto almeno 3 centimetri. Poi lo bucate un pochino sopra, senza mettere pangrattato e niente, lo lasciate così e ci aggiungete un pochino d'acqua nei buchini. Poi lo mettete al forno e lo fate cuocere il tempo di cottura, quello che ci vuole ovviamente. E poi vi faccio vedere l'effetto finale e lo taglierò anche a quadratini così vedrete che i bambini come lo mangiano. Va bene, vi aspetto dopo. Ciao, ciao, ciao.